a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi video in cui vediamo insieme una palette. E la palette in questione è la Chocolate Bar Too Faced, la prima, la mitica. Questa è la scatolina che ho conservato perché ditemi se non è bellissima. E questa è la palettina usatissima. Chi se la ricorda, questa l'ho messa anche nel Project & Pen. Ma vi dico che in realtà poi l'ho tolta perché non voglio che finisca, perché già le condizioni sono queste e la stavo finendo e la amo troppo. E ho pensato che se l'avessi finita l'avrei dovuta ricomprare, anche solo per mero collezionismo, e quindi assolutamente no. Allora, devo stare molto attenta, perché davanti a me ho uno specchio rotto, in quanto torno da 2 giorni che sono fuori casa e trovo il mio specchio rotto. Come è successo non lo so. Riesco ancora a vedermi, cioè, siccome è un bello specchio grande con le luci, in attesa di comprare quello nuovo. Tengo questo, però sinceramente ho paura. Quindi faremo molta attenzione. Allora, partiamo come al solito con gli swatch. Intanto ve lo faccio vedere che ve l'ho fatto da un anno secondo. Eccola qui. E swatchiamo come prima cosa la palette. E per chi non conoscesse questa palette, tanto come fate, ma è una palette in cui le polveri sono infuse con il cacao, infatti ha un profumo di cioccolato incredibile e anche il sapore vi assicuro che è di cioccolato. La pigmentazione è media, non è altissima, però si costruisce molto bene un make-up, comunque tra poco lo vedremo insieme. Questi sono i primi 4 colori. La classica palette nude, secondo me, per i make-up da tutti i giorni, perché ha anche dei pop di colori, però per lo più sono tutti colori molto nude, naturali. Ecco qua, questi sono gli altri. Mi sono mantenuta troppo larga, quindi non mi entreranno, ma vabbè. Considerate che ho questa palette da davvero troppo tempo, però la palette si è mantenuta perfetta, direi. Che mi è saltato un colore. Bene. Sì, ho saltato il rosa, vabbè, adesso gli altri ve li metto partendo da qua in su e parto proprio dal rosa e poi vi metto gli altri 3. Perdonatemi. Ok, questi sono tutti i colori. Come vedete, molto nude, molto naturale. Anche magari il rosa o il viola, che sono quelli diciamo un po' più colore, però in realtà sono sull'occhio sono comunque molto tenui. Ok. Sicuramente si stanno seccando, vedo che pulisca anche. Comunque, partiamo subito. Partiamo come al solito con un primer. Come al solito, lo Stay Don't Tray di Benefit. Io non so come farò a vedermi. Questa è la prima volta che provo a truccarmi con lo specchio rotto. Non so cosa ne uscirà fuori. Magari è una buona occasione per imparare a truccarmi guardando la camera. Chissà. Ho messo un pochino poco. Ok. Una cosa che non capisco, tutto il mondo questo periodo della pelle più grassa, da quando praticamente non mi trucco così mai, perché sto in telelavoro, quindi mi trucco solo per girare i video, per uscire, praticamente la mia pelle è diventata ancora più secca. In realtà già da prima, è da quest'inverno, autunno, inverno, che la mia pelle è diventata secca, e anche questo periodo è molto secca, boh, non capisco. Comunque vado con un pennello ad uniformare tutta la base, tutto l'occhio, con questo color panna, che come vedete non mi piace per niente, non uso proprio mai. D'accordo.
fatto. Magari più abbasso un pochino. Poi prendo questo colore qui, anche questo come vedete non mi piace per niente, lo vado a mettere nella piega. Come vedete, gli ombretti si sfumano praticamente da soli. Ok. Vado con un pennello, di nuovo così, a goccia, e vado nella piega con questo colore qui, cercando di mantenermi un po' più bassa, quindi per dare maggiore intensità. Cambia tantissimo, come vedete. Ah, di solito io faccio questa cosa perché io su tutta la palpebra vado poi di questo marrone scuro, ma solo per voi questa volta non lo farò, quindi prenderò questo e lo metterò nella piega. Mi sono utilizzato il marrone più scuro, vado nella piega e in fondo l'occhio. Di qua ha scritto molto di più che qua. Non ho capito questa cosa. Ripassiamoci. Riprendo il pennello di prima e vado un po' a sfumare, che qui però anche salita un po' troppo. Ok. Diciamo così. E andrò su tutta la palpebra con questo colore bordeaux qua. Vuoi notare il fallout? Quindi abbiamo uno smoky prugna. Mi pulisco dal fallout e faccio la stessa identica cosa nella rima inferiore. Quindi vado a mettere questo prugna. Oggi ho detto di fare uno smoky prugna molto basic, non niente di particolare come make-up. Perché appunto questa è comunque una palette molto basic. Diciamo un po' come le naked, no? Non otterrete mai quel make-up chissà quanto carico e particolare, però è molto carina per i look tutti i giorni. A questo punto vado a dare un punto, allora vado innanzitutto a pulire sotto l'arcata e lo faccio sempre col panna di prima. Anche qui sotto. E poi vado a dare un punto luce e lo farò con questo qui. Questo pink shimmer. E questo devo dire che è fin troppo vistoso.
ti vado un po' ad alleggerire. Ok, termino il make-up e ci vediamo per le considerazioni finali. Eccomi qua, questo è il make-up finito. E cosa dirvi di questa palette? Allora, sicuramente, avendo io tante palette, vi dico che non è la prima che vado a cercare. Al di là del fatto che adesso non voglia finirla, ma non andrei a cercare. Sicuramente ci sono ombretti con formulazioni migliori, più pigmentati, anche a parità di prezzo. È una palette che ha gli anni suoi e che quindi è anche vecchio stampo. Però rispetto a tante altre palette, magari più datate o comunque sue anche successive, anche più recenti, mi viene per esempio in mente la di Pan di Kay, la. Che viene altro, non è lei. Ah, Gwen Stefani, ce la possiamo fare. Rispetto per esempio alla Gwen Stefani, che trovo che la qualità delle polveri sia veramente molto datata, molto secca. Questa qui ha una qualità delle polveri che comunque, cioè, io questi ombretti li uso, li utilizzo per tutti i giorni molto volentieri. La pigmentazione mi piace. I colori non sono così particolari. In questo caso sugli occhi ho messo un prugna e come vedete sembra un marroncino qualsiasi. Quindi vi consiglio questa palette, se avete altre palette nude non particolarmente, altrimenti per tutti i giorni secondo me è una gamma cromatica sfruttabilissima. Poi al panna che si consuma sempre per primo enorme, quindi questa è sicuramente un plus. E in più io l'amo, cioè io ho proprio un amore per questa palette perché profuma di cacao, quindi c'è poco da fare, di cioccolata. E questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete questa palette, se l'avete mai provata e cosa ne pensate. Un bacione e alla prossima! Eccomi qua, questo è il make-up finito. E cosa dirvi di questa palette? Allora, sicuramente, avendo io tante palette, vi dico che non è la prima che vado a cercare. Al di là del fatto che adesso non voglia finirla, ma non andrei a cercare. Sicuramente ci sono ombretti con formulazioni migliori, più pigmentati, anche a parità di prezzo. È una palette che ha gli anni suoi e che quindi è anche vecchio stampo. Però rispetto a tante altre palette, magari più datate o comunque sue anche successive, anche più recenti, mi viene per esempio in mente la di Pan di Kay, la. Perché viene altro, non è lei. Ah, Gwen Stefani, ce la possiamo fare. Rispetto per esempio alla Gwen Stefani, che trovo che la qualità delle polveri sia veramente molto datata, molto secca. Questa qui ha una qualità delle polveri che comunque, cioè, io questi ombretti li uso, li utilizzo per tutti i giorni molto volentieri. La pigmentazione mi piace. I colori non sono così particolari. In questo caso sugli occhi ho messo un prugna. E come vedete sembra un marroncino qualsiasi. Quindi vi consiglio questa palette. Se avete altre palette nude, non particolarmente, altrimenti per tutti i giorni secondo me è una gamma cromatica sfruttabilissima. Poi al panna che si consuma sempre per primo enorme, quindi questa è sicuramente un plus. E in più io l'amo, cioè io ho proprio un amore per questa palette perché profuma di cacao, quindi c'è poco da fare, di cioccolata. E questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete questa palette, se l'avete mai provata e cosa ne pensate. Un bacione e alla prossima!